ragazzi, io sono Jesus e oggi si riprende con Clash Royale. Ok, probabilmente mercoledì ho fatto uscire lo scorso episodio dove ho trovato il baule super magico. Incredibile, no? Di solito non ho mai fortuna in questo tipo di giochi. E è un episodio che avevo fatto qualche settimana fa, facciamo una settimana fa, e nel frattempo hanno fatto uscire l'aggiornamento, che probabilmente saprete già tutti di cosa hanno parlato, che novità hanno aggiunto e cose di questo tipo. Però passiamo un attimo a una rassegna veloce. Non ho fatto uno sneak peek perché l'hanno fatto praticamente tutti, quindi lasciamo perdere. Ho detto lasciamo perdere lo sneak peek, magari porto un bel video dove tentiamo di trovare una leggendaria, cose di questo tipo. Non ce la farò mai, però proviamoci. Allora, il negozio come vedete è cambiato, anche la texture è cambiata. Ora inoltre potete acquistare più carte contemporaneamente, in una sola volta. Poi, andando sulle arene, non chiedetemi perché, è un bug, ma potete vedere le leggendarie. L'ha scoperto un mio amico, quindi se cliccate su una leggendaria che non avete, potete comunque vederla. Invece se lo fate dal negozio, non chiedetemi perché, non si può vedere. Comunque, hanno aggiunto un po' di carte, una di queste l'ho già trovata che è lo spirito del fuoco, non ne ho trovati tantissimi, poi mi manca trovare la fornace, ci sono il mastino navico qua, poi il mago di ghiaccio, minatore, scintilla e anche la principessa. Poi manca il golem e vabbè, le guardie livello 1, le guardie che sono state aggiunte appunto da questo aggiornamento. Ok, direi di iniziare subito, apriamo i bauli omaggio all'inizio. Un estrattore, 8 spiriti del fuoco, vedete, li trovate, sono una carta comune che è stata aggiunta durante l'aggiornamento. La carta rara è la fornace, poi sono state aggiunte le guardie che sono epiche, la fornace che è rara e le tre leggendarie nuove. Un domatore nell'argento, mai successo, cioè proprio mai. Ok, grazie wifi. Niente di troppo esilarante. Tanto ci sono amichevoli su amichevoli nel mio canale. Apriamo un baule gigante direttamente. 1498 di oro, mi sa che non è affatto male perché hanno diminuito l'oro che si guadagna nelle chestless. Barile goblin, non me ne faccio niente. 23 giri. Va bene, dammi una comune che uso. Hello my honey, hello my raccoon girl. Eviterò di incazzarmi come al solito perché potenziamoli e stiamo zitti, va, che è meglio. Magari sono forti loro di per sé, fanno un botto di danno, ragazzi, nel senso sono molto forti, ma porca puttana 23 giganti. Ok, volevo farvi vedere che sto provando a usare questo mazzo. Pecca, principe nero, principe, estrattore, arcieri, gelo, barbari e palla di fuoco. Non lo so usare, veramente. Ho visto, lo usano in molti, di solito al posto degli arcieri c'è la regina oppure il mago di ghiaccio, io purtroppo non ce l'ho. Quindi per adesso sotto quel punto pecca di forza. E il pecca per l'appunto è basso. Il principe nero ce l'ho quasi al 3 perché ho trovato una free chest stamattina e l'ho potenziato, ma il principe e il pecca sono ancora molto deboli, quindi per adesso continuo a usare il mio mazzo normale. Adesso se la wifi mi fa questo grande piacere di funzionare, gliene sarei grato. Stacco anche la wifi guardata dal mio telefono. Se può essere di qualunque aiuto possibile. La gelo sul drago? Ok. Ma che cazzo? Ma ragazzi, ma spero che sia uno che stia facendo così a caso. Ma che cazzo di mazzo ha? Non ho neanche messo giù la...
Ma vorrei far notare che la Valkyria stava spingendo il mini pack. E il mini pack arriva perché la Valkyria gli tanca il colpo. Avrei potuto effettivamente dargli una mano, ma al povero Cristo di mini pack buttando una gelo. Ma non me la sono. Ero ammirato da come sta combattendo questo tizio. Ma come? Perché lì la torre? Come sta combattendo? Non ne capisco il senso. E sono ovviamente non sono così stupido, li distraiamo. No, non lo distraiamo. Ready Goblin, mettiamo la Valkyria qua, speriamo il culo sia. E via così. Ok, lui. Ancora gli sgherri, ma io ho le frecce pronte. No, lui fa così. Eccoli gli sgherri. Ma ha tirato giù una lagata incredibile ed è esploso. Ecco, perché mettere la torre bombardiera lì? Di solito uno quando mette la torre bombardiera la mette ben distante. O comunque attaccato per dare fastidio. Così non serve assolutamente a niente, a mio parere. Ma di cosa mi lamento? Io tanto devo vincere. Ok, stavolta la torre bombardiera la piazzerà meglio? Ma mi piazza il mago, preferisco pararmi il culo dal mago. Fireball così a caso, proprio, cioè, come gioca sto tizio? Vabbè. Ok, la wifi finalmente sembra funzionare. Quindi direi che ci possiamo portare a casa qualche altra vittoria. Più che altro avevo in mente nei prossimi episodi di fare un mazzo deciso da voi. Quindi consigliatemi un mazzo e io lo giocherò. L'inferno caga la minchia. Ma se la mongolfiera non mi devia, infatti non mi devia, io faccio così, gli ho gelato anche i cosi, che culo. Purtroppo ha anche il mago, quindi Ale... facciamo così, poi facciamo così. Quella Valkyria lì ha resistito più di quanto avesse dovuto e ha fatto anche più di quanto potesse fare. Quindi buona idea. Devia, bravo. Ecco, una combo per il mio mazzo è mini pecca e cannone. Tenetevele sempre pronti, perché in caso di Ogre Rider, pecca gigante, cose di questo tipo vanno sempre bene. Ok, ha deciso di piazzare un estrattore là in fondo. Ecco, il problema dell'inferno è che fa veramente tanti danni a una truppa in grado di tankare. Il problema è che alle truppe singole non fa praticamente niente. Beh, oh. Ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. No, non ho selezionato il cannone. Ok, mi ero preso male. No, cazzo, c'aveva gli sgherri. Bravo tu, bella giocata a te, perché... E usare l'avveleno così secondo me è sprecato. Ah, forse perché spara più lenta così. Sì, può darsi che l'abbia fatto apposta. Riproviamo la tecnica di prima. Ok, adesso ho un drago, però lui è ancora un inferno.
e la mia mongolfiera si sta dirigendo esattamente lì. Però possiamo provare così e funziona. Funziona, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, era un 2235, quindi avevo un po' più di me. Ah, 35 coppe, ho decisamente recuperato quelle che avevo perso prima. Ed eccoci qua che apriamo il baule della corona. Ok, 452 oro. Mi hanno detto che dall'aggiornamento hanno raddoppiato la quantità di oro che potevate trovare. 3 gemme, non male. Una rara, cioè vuol dire che ne ho ancora 5 tecnicamente, se non sbaglio. 25 bombo roll, mamma mia che gioia. 27 tesla, mamma mia. E le ultime 5 rare, 5 mini pecca. Va benissimo, va benissimo. Ah, sono 6 allora quelle che potete trovare, non lo sapevo. Ok, direi che possiamo iniziare lo sblocco e direi che per questo episodio possiamo concludere qua. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e ricordatevi che dal prossimo episodio giocherò con i vostri mazzi. Quindi se avete un'idea su come usare questo tipo di mazzo o su come farne altri, per esempio questo qua è uno che mi avevano giocato contro che mi ha asfaltato, solo che costa 4.8, io non ho la minima idea di giocare un mazzo così alto. Io sono abituato a giocare un mazzo con 3.6 di costo. Un mazzo con 4.8, 4.6, come questo tipo non lo so giocare. Soprattutto un mazzo di questo tipo perché non ha unità aeree e gli sgherri mi fregano sempre. È vero che ho la fireball, ma non so come usarlo. Ragazzi, direi che quindi per questo episodio, come ho già detto, finisce qua. Se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo un prossimo video. Quindi, bello ragazzi.